prodotti qualità-prezzo strabiliante, soprattutto nel bancone. Gastronomia, le paste fresche e tutte le altre cose sono sicuramente e provengono da una gestione molto molto casereccia e genuina. Detto questo, alle nostre spalle vedete questo uovo di 7 kg di cioccolato fondente, si vuole festeggiare insieme ai clienti che in questa zona sono diversi, persone anziane, persone che lavorano in zona, vengono sempre qua e d'ora in poi con volentieri troveranno quel qualcosa in più che prima non trovavano sempre. Infatti Valentina cosa offre? Oltre ai prodotti prima citati, molto caserecci e genuini, offre un importantissimo servizio per le persone più anziane, che è Siris a casa tua, è lo slogan, vero Vale, sì, che avete esatto. Pensato. Siris a casa tua significa che le persone anziane che non possono portarsi la spesa perché è pesante, eccetera, pensiamo solo all'acqua, le confezioni dei 6 litri, Siris gliela fa per venire a casa in modo rapido ed efficace. Questa è una gran bella cosa. Per cui sì, prodotti genuini, sì a tutte queste cose, però innanzitutto l'attenzione al cliente sotto il profilo umano è importantissima per Valentina, che io conosco da anni e infatti è una ragazza sensibile all'essere vicino agli altri. Vi parlo dei nostri prodotti gastronomici. Da questa parte abbiamo tutti i salumi comunque provenienti o dalla Val Trebbia o del territorio tutto piacentino. Abbiamo le coppe stagionate DOP, quelle di Gagliardi, abbiamo dei prosciutti, tra cui il crudo, che è il nostro migliore, che abbiamo proprio del Rugliano, è quello pluripremiato, adesso qua si vede dolcissimo, poi andando spostandoci più avanti incomincia tutta la nostra gastronomia, è tutta roba genuina fatta in casa. Abbiamo poi chiaramente tutti degli arrosti, dei sottaceti che vengono prodotti o dalla nostra cucina o comunque arrivano dal nostro magazzino che è a Rivergaro del signor Rebecchi. Il nostro punto di forza, che è la pasta fresca, rigorosamente sempre casalinga, tra cui i nostri famosi tortelli con ricotta e spinaci, i nostri anolini con il brasato, pisarei con o senza sugo, delle pennette ripiene, sempre con lo stracotto, i nostri gnocchi, le nostre chicche e poi, andando per ultimo in forno, tutti i dolci fatti in casa dalle nostre cuoche.